Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Il 28 settembre, Fedez è stato drammaticamente ammesso al Fatebene Fratelli, vittima di un'insidiosa emorragia interna causata da due ulcere che hanno minacciato la sua vita. Il padre del celebre cantante ha cercato disperatamente di calmare l'animo dei milioni di seguaci che, con il cuore in gola, pregavano per il loro beniamino. Tuttavia, un sinistro silenzio è calato su quella che dovrebbe essere la sua roccaforte, Chiara Ferragni, la moglie di Fedez. Incredibilmente, nessun post né storia hanno oscurato la luce dei suoi social media. Una decisione che ha gettato un'ombra inquietante su questo dramma familiare, mentre sua sorella Valentina è sembrata più attiva che mai nel mostrare la sua preoccupazione. Il mistero è stato finalmente svelato da Ferragni, che ha scelto i suoi social per comunicare le sue intenzioni. Ieri, sarei dovuta partire per Parigi, ha confessato, ma ho deciso di rimanere a Milano, al fianco della mia famiglia, in questo periodo così tormentato. In mezzo a questa tragedia che ha scosso il cuore della società, la famiglia Ferragni dimostra una notevole coesione. Anche l'altra sorella, Francesca Ferragni, si è dedicata con determinazione alla nuova arrivata in casa Ferragnez, la tenera cagnolina Paloma. Secondo fonti, la piccola cucciola sta già portando un po' di conforto in un momento così buio. Nel frattempo, fonti mediche seguono attentamente le condizioni di salute di Fedez e hanno riferito un timido miglioramento. I livelli di emoglobina sembrano finalmente riprendersi grazie anche alla terza trasfusione di sangue subita dopo l'emorragia iniziale. Nonostante questo, la situazione rimane estremamente precaria. Mentre attendiamo notizie positive, vi invitiamo a lasciare messaggi di incoraggiamento nei commenti per Fedez. Con tutto il nostro cuore, speriamo che il cantante possa presto tornare a casa, sano e salvo.